tutti ragazzi e bentornati sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Om e dopo la recensione di Arturo Vidal, Man of the Match, che se non avete ancora visto potete trovare benissimo sul canale, oggi sono qui per portarvi ragazzi la recensione di Hulk in form, giocatore che ha cambiato posizione, quindi prima era un'ala destra, adesso invece è un ATT, quindi andiamo subito a vedere se comunque è una cosa positiva o è cambiato negativamente. Quindi partiamo subito dalla velocità. Hulk ha 83 di velocità, che in gaming si trasformano in 85 di accelerazione e 82 di velocità scatto. Hulk è un giocatore abbastanza grosso, nel senso che è alto 1,80 m e pesa 85 kg. Sulla carta ha 88 di fisico, quindi comunque è un ragazzone bello piazzato. E come fa a incidere questa cosa sulla sua velocità? Nei primi passi, ma veramente nei primi passi, cioè quindi non i primi 10, ma proprio i primi 2-3, ci mette un attimo a carburare. Comunque ha anche 74 di agilità, quindi quando si muove col pallone si sente un pochino che è appesantito. Comunque questa cosa non va tantissimo ad incidere appunto sulla sua velocità, quindi una volta che comunque avrete fatto i primi 3 passi, lui andrà tranquillamente verso la porta. Non ha una velocità per la quale supererà tutti quanti in velocità, comunque la velocità media dei difensori contate che è intorno al 75, cioè quando uno ha 75 di velocità è già comunque un difensore molto veloce. Hulk ha 83 di velocità, se gli date uno stile intesa che gli dà più 3 arriverà a 86, quindi tranquilli che quello non è assolutamente un problema. Il dribbling ha 83 di dribbling, che in game diventano 74 di agilità, 60 di equilibrio, 85 di riflessi, 84 di controllo palla, 86 di dribbling puro. Mi ricordo che Hulk ha 4 stelle mossa abilità, quindi come ho già detto prima, quel 74 di agilità che veramente non mi è piaciuto, perché comunque palla tra i piedi, sì, se fate la skill riuscirà, perché comunque una volta partita o viene contrastato o comunque va a buon fine, riuscirai a scartare i giocatori, ma non è uno di quei giocatori che palla al piede riesce a superare il giocatore magari solamente muovendosi con le levette o altro, perché comunque veramente ci mette tanto a fare quello che deve fare, insomma, con il pallone tra i piedi. I tiri, 91 di tiri, finalmente andiamo a vedere una grossa parte di quello che sa fare meglio Hulk. 87 di piazzamento, che in game diventano 89 di finalizzazione, 98 di potenza tiro, 94 di la distanza, 76 tiri al volo, 84 di rigori. Quindi sulla carta 91 di tiri, vi aspettate il dio, insomma, dei tiri, ma non è stato troppo così, nel senso che sotto porta comunque lui ha 2 stelle piede debole, quindi o tirate di mancino, col destro lasciate stare perché veramente non si guarda, di mancino fa fatica secondo me, perché non è il suo lavoro finalizzare, cioè lui comunque era un'ala destra, cioè un'ala destra vuol dire che quando rientrava, sì, tiri dalla distanza va bene, ma dentro l'area facevo spesso fatica a segnare. O tirate di potenza e allora sì, la porta la tira veramente giù con quel 98 di potenza tiro, ma non state a tirare di precisione, perché veramente sono, a mio parere, tiri sprecati. E lo dico su tiri fatti, comunque ne ho fatti tantissimi, perché appunto volevo cercare di capire se effettivamente sbagliavo io o era comunque lui che non era in grado di metterla sempre bene. Quindi comunque se siete dentro l'area o fuori area, voi tirate sempre di potenza, che ci prenderete sempre, insomma. I passaggi, 81 di passaggi, che in game diventano 78 di visione, 82 di cross, 86 precisione su punizione, 82 passaggi corti, 77 passaggi lunghi, 82 di effetto. I passaggi molto molto buoni, veramente mi sono piaciuti tantissimo, perché comunque fraseggiava sempre molto bene con i suoi centrocampisti, quindi 1-2, largava molto bene sulle fasce, cambi di gioco stavolta sia di destro che di sinistro, quindi attenzione con i tiri, col destro veramente penoso perché comunque doveva centrare la porta, quando invece doveva fare i passaggi mi sono trovato veramente bene, appunto sia passaggi corti sia passaggi lunghi, quindi molto buoni. Fisico ragazzi, 88 di fisico, che in game diventano 74 di elevazione, 86 di resistenza, 92 di forza fisica, 86 di aggressività. Fisico tanta roba, nel senso che è difficilissimo spostare Hulk, comunque ha 92 di forza, 86 di resistenza, 86 di aggressività, quindi lui comunque va anche a mordere, diciamo, le caviglie degli avversari quando hanno il pallone loro, e quindi veramente tantissima roba. Quel 74 di elevazione
lo smentisco, io mi sono trovato bene, lui comunque la, di testa riusciva sempre a staccare sopra i difensori, riusciva a prenderla. Magari vi posso dire che non era precisissimo, nel senso che non sono mai riuscito a segnare di testa, ma comunque la porta la prendeva e riusciva, l'importante diciamo che riuscisse a staccare sopra i difensori, e lo faceva tranquillamente. Quindi quel 74 di elevazione non l'ho notato tantissimo, anche perché comunque è alto 1,80 m, come abbiamo detto, 1,80 m, scusate, e quindi mi aspettavo di peggio. Quindi ragazzi, per fare un riepilogo dei pro e dei contro, pro sicuramente ragazzi il fisico, in primis il fisico, la potenza tiro perché è veramente pazzesca ragazzi, i passaggi veramente ottimi. Tre contro, metto l'agilità perché veramente non mi sono trovato troppo macchinoso questo giocatore, e questa cosa a parere mio proprio personale, vi metto il cambio di ruolo. Secondo me lui doveva stare dove stava, quindi come ala destra si andava molto meglio, perché sotto porta comunque ci vogliono altri requisiti, comunque devi essere bravo a tirare, devi essere bravo a finalizzare, comunque non puoi avere due stelle piede debole, comunque davanti alla porta devi permetterti appunto di riuscire a segnare con entrambi i piedi, e quindi secondo me stava meglio dove era. Il costo ragazzi, costo troppo elevato per un giocatore come Hulk in forma. Abbiamo un price range sia su PS che Xbox di 430-650, io non ve lo consiglio neanche se si trovasse sul mercato, quindi comunque a mio parere non vi perdete niente. Io una volta trovato Hulk, una volta provato Hulk, non mi sono trovato soddisfatto per comunque per tutta la gavetta che bisogna fare per averlo. Quindi ragazzi, la player review finisce qui. Come sempre invito ad iscrivervi al mio canale, ad iscrivervi al canale di Noi Malati di Foot. In descrizione trovate anche la loro pagina Facebook. Lasciateci un bel mi piace e un commento. Fatemi sapere se appunto avete provato Hulk e cosa ne pensate di questa player review. E noi come sempre ragazzi ci vediamo al prossimo video. Bella!